Sono sulla 25, ragazzi, ho preso la 25, ho lasciato la 24 lì al bivio per Chieti Pescara e me ne vado su. Cominciamo a essere a zona, dai, ancora un centinaio di chilometri e poi siamo arrivati, piano piano arriviamo anche là. Qua il tempo, meno male che tiene, non ha più piovuto. Dovrei ricaricare a Chieti cartaccia per Lucca, quindi dovrei sbrigarmi tutto in serata. Poi non so se conviene venire a dormire su questi monti qua, ma per forza, se ho ancora un paio d'ore di guida bisogna che mi anticipi per domani, ma qua non è che mi piaccia un granché. Casomai mi informerò sul ristorante qua in zona per la sera. A dopo! A Chieti ci sono arrivato. Sono arrivato in circa le 13, mi hanno mandato alle 2 scarichiamo e vediamo di tornare indietro un pezzetto, cioè per tornare indietro devo andare a Chieti Scalo, caricare e poi andare. Qua un posto che il navigatore manco lo segnalava, il GPS non sapeva nemmeno che esistevo, ho tribulato un poco per cercarlo. Poi mi sono dovuto affidare al vecchio sistema di chiedere, domandare, perché la stradina là, un buco stretto lì da girare, non mi azzardavo a entrarci dentro. Ci sono arrivato e ora vediamo un po'. Questo è il bel posto dove sono. Aspetto che si apra questo cancello. Una desolazione totale. E vabbè. Vediamo dopo, dai, ciao per ora. Abbiamo anche caricato, qua a Chieti, cartaccia per Lucca, adesso la portiamo giù, chiudiamo e partiamo. Allora ragazzi, sono ripartito alle 4:30, quindi potrei guidare ancora un'ora e mezza per le 9 ore, un'ora, 2 ore e mezza facendone 10, però c'è un piccolo problema, che l'area di servizio che ho appena passato, la prossima è a 94 km, quindi mi sa che quell'ora e mezzo mi ci vuole tutto per fare 94 km, considerando tutta la salita che ho da fare con 318 quintali di merce, anche se sono importata, ma ho sempre 318 quintali. Quindi, adesso vediamo un po' come va la serata. Poi ho chiamato un amico bisarchista, un mio amico Dario, un vecchio amico d'infanzia, se possiamo combinare qualcosa per cenare insieme. Lui saliva su da Livorno con le vetture, aveva 3 scarichi in zona Avezzano, poi ha detto Prato La Peligna, insomma queste zone va. Adesso fra un po' lo chiamo e vediamo un po' come funziona. Ci vediamo più tardi. Desolazione qua ragazzi. Finalmente siamo arrivati,
5 ore e 45 di guida, 455 km da Magliano di Marzi là sulla A24. Sono arrivato finalmente qui alla Smurfit a Ponte Allania. Adesso sentiamo un po' cosa ci dicono questi tipi. Partiamo, adesso sentiamo cosa vogliono fare.
per questo e per finire la giornata. Così abbiamo fatto l'unplan anche oggi. Non si accontentano mai. Bene ragazzi, lo finiamo qua. È andato tutto bene. Ho preso un po' d'acqua adesso per sganciare il rimorchio lì per la Spagna. Alla prossima ragazzi, ciao!